Sì, grazie. Buongiorno a tutti, possiamo prendere posto, il ministro ci sta raggiungendo. Grazie. Ecco. Allora. Scusate, dobbiamo iniziare, veramente stiamo un po' pressati dalla tabella di marcia. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento che ormai da alcuni mesi, dall'annuncio fatto dal Ministro della Cultura Sangiuliano, che saluto, con i crismi dell'ufficialità viene ad annunciare ormai l'imminente inaugurazione di quello che per la caratura nazionale
per l'autorevolezza delle istituzioni coinvolte, per l'ampiezza del percorso espositivo, si configura come un assoluto inedito per il nostro Paese, la prima grande mostra che l'Italia e la sua offerta culturale dedicano nel cinquantenario della scomparsa a John Ronald Reuel Tolkien, uomo, professore, autore. Mi consentirete, per presentarla, di rubare giusto cinque parole al professor Tolkien. Sono le parole che intitolano il suo primo capitolo della trilogia del Signore degli Anelli. Una festa a lungo attesa. Io credo che come tale la considereranno generazioni di estimatori di Tolkien nel nostro Paese. I numeri delle copie vendute dei suoi libri ci dicono che sono milioni, un tassello di un più ampio popolo tolkieniano che annovera centinaia di milioni di lettori in tutto il mondo. Come saprete, solo Il Signore degli Anelli è uno dei libri più letti nella storia dell'umanità, è il terzo dopo la Bibbia e il Corano, e a perdersi in quelle pagine sono state persone erudite e persone semplici, persone giovani e meno giovani, persone che anche con Tolkien non condividevano la lingua, non condividevano il retroterra culturale, la provenienza geografica. Per tutti è stato qualcosa di straordinario la lettura di questo autore, ed è il miracolo, e lo racconterà questa mostra, di un uomo che nella convenzionalità e anche un po' nell'ordinarietà, mi consentirete, delle sue giornate di cittadino, di padre, di marito, di professore universitario, di studioso, di sognatore, è riuscito in un'impresa quasi impossibile: traghettare la leggenda nel nostro mondo disincantato, risvegliare come un Aedo dei tempi antichi il drago della fantasia, dell'epica, del mito, quella cosa che, per usare una felice definizione, non è mai accaduta perché accade sempre. Tutto questo lo racconterà questa mostra con materiali inediti, con materiali originali che praticamente vengono, per la prima volta si raccolgono tutti insieme in una cornice logistica sontuosa che è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, in felice continuità con grandi mostre internazionali che hanno punteggiato questi ultimi anni, mostre tolkieniane in Gran Bretagna, in Francia, negli Stati Uniti, e, consentitemi, anche con una giustificazione in più, sia l'anniversario parallelo dei 50 anni della pubblicazione dell'Hobbit nel nostro Paese, ma soprattutto il profondo legame che Tolkien ebbe con l'Italia, col nostro Paese, e che la sua biografia certifica. Un uomo allevato a pane latino, per così dire, sulle ginocchia della madre, un uomo che amava profondamente l'italiano, e si diceva, parole sue, innamorato dell'italiano, un uomo studioso della Divina Commedia, socio dell'Oxford Dante Society, la seconda società dantesca più importante del mondo, un uomo che soprattutto per la sua profonda fede cattolica guardava al nostro Paese, al suo retroterra storico e religioso, come una seconda patria spirituale. Per tutti questi motivi, sicuramente questa mostra si avvia ad essere un omaggio a un Tolkien di tutti e per tutti, quindi un patrimonio condiviso dell'anima del nostro tempo. E detto questo, mi avvio a dare la parola ai nostri relatori. Prima però vorrei che un nostro ospite, Pierluigi Puglia, che è portavoce dell'ambasciata britannica in Italia, leggesse un saluto che ci è molto caro, perché viene dal Lord Edward Llewellyn, ambasciatore britannico del Regno Unito in Italia, che non ha potuto essere con noi oggi, ma sarà presente all'inaugurazione, che non ha voluto farci mancare un saluto quale portavoce della terra natale del professor Tolkien. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno Ministro. Do lettura del messaggio dell'ambasciatore Llewellyn. Mi spiace non poter essere con voi in questo momento, ma condivido con piacere questo mio messaggio di saluti e di buoni auspici per il successo di questa iniziativa. Sono particolarmente lieto che un autore britannico di indiscutibile fama internazionale come John Ronald Reuel Tolkien abbia conquistato così tante persone in tutto il mondo con le sue opere tradotte in decine di lingue, tra cui ovviamente l'italiano, e con le storie narrate nei suoi libri e sul grande schermo. L'attenzione a lui dedicata con questa mostra a 50 anni dalla sua scomparsa è un riconoscimento alla sua persona, alla sua figura di uomo, professore, autore, padre del genere fantasy moderno che, insieme ad altri autori britannici, ha trovato terreno particolarmente fertile e grande ispirazione proprio nel Regno Unito.
Sono impaziente di visitare la mostra di persona la prossima settimana e invio i miei più cordiali saluti al Ministro San Giuliano, a tutte le personalità e agli ospiti presenti. Grazie. Grazie di cuore all'ambasciatore del Regno Unito in Italia e va da sé che una rassegna così importante, così ambiziosa non avrebbe mai potuto essere non solo realizzata ma neanche vagheggiata, ipotizzata senza il supporto ovviamente del Ministro San Giuliano, ma io direi anche un po' di tutto il dicastero da lui guidato che oggi ci ospita e che non è chiaramente una struttura impersonale, è una comunità di lavoro che ha offerto un contributo di intelligenze, di idee, di sensibilità al cantiere di questa mostra. A nome di tutta questa realtà professionale ed umana vorrei che a prendere la parola adesso fosse il dottor Mario Turetta, segretario generale del Ministero della Cultura. Prego, dottore. Grazie, buongiorno a tutti, così numerosi, segno che effettivamente quello che stiamo oggi presentando è di rilevanza ed è effettivamente un momento molto importante. Saluto innanzitutto il Ministro San Giuliano, la direttrice della Galleria d'Arte Nazionale d'Arte Moderna, Cristiana Collu, Oronzo Cilli, curatore della mostra, Giuseppe Pezzini, docente dell'Università di Oxford, Alessandro Nicosia, co-curatore e organizzatore della mostra. E ovviamente ringrazio il moderatore, il Monti Buzzetti. 50 anni fa, il 2 settembre del 1973, moriva Ronald Reuel Tolkien, scrittore e autore dalla grande potenza evocativa, una delle figure più prestigiose della letteratura europea del XX secolo, che attraverso i suoi romanzi osservava la realtà in maniera autentica e vera. È considerato a buon diritto un innovatore di generi e padre assoluto della favola contemporanea, nonché conoscitore dei pensieri che scuotono l'animo umano, cantore della bellezza di cui l'uomo è capace e da cui è circondato. Per i grandi valori umani di cui è stato portatore nella vita e che si rispecchiano nelle sue opere, è stata programmata una mostra di ampio respiro che partirà da questo luogo unico, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, custode di un ricco e pregevole patrimonio di opere d'arte degli ultimi due secoli. Grazie all'intuizione del Ministro Gennaro San Giuliano, che ne ha voluto la realizzazione, al curatore Oronzo Cilli, al co-curatore e organizzatore Alessandro Nicosia, che ne hanno seguito fin nei minimi dettagli lo sviluppo, alla direttrice del museo, Cristiana Collu, che si è subito resa disponibile ad ospitare la rassegna, sarà possibile visitare il percorso espositivo dal 15 di novembre all'11 febbraio. Tolkien, innamorato dell'Italia e dell'italiano, dalla sua incisiva penna e dalla fervida fantasia sono nati racconti di successo planetario come Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli, Silmarillion, titoli impressi nella memoria collettiva, alcuni trasposti sul grande schermo. L'amore, quello da parte dell'Italia per Tolkien, non è stato immediato. Accolto con ritardo dal circuito letterario italiano, la trilogia del Signore degli Anelli, pubblicata in Gran Bretagna tra il 54 e il 55, vide solo nel 1970 la prima completa edizione italiana per i tipi di Rusconi. Su proposta dello scrittore e filosofo torinese di nascita Elmir Zolla. La prima parte, La Compagnia dell'Anello, era stata pubblicata nel 1967 dalla casa editrice Astrolabio Ubaldini, con scarso successo, furono vendute solo 400 copie.
la grande editoria italiana si dimostrò incapace di cogliere il valore e i significati profondi dell'opera di Tolkien. Questo scacciamento, questa sordità di certo provinciale è condizionata da preclusioni extra letterarie. Fu un tratto tipicamente italiano. Altrove la letteratura dell'opera di Tolkien non subì particolari travisamenti. Mancò il riconoscimento del valore dell'opera tolkiana, considerata come lontana dalla realtà, persa in un improbabile mondo fantastico, fondata su macchinose elucubrazioni linguistiche e nello stesso tempo lontana dall'interpretazione individuale, dagli interrogativi che muovevano allora la letteratura italiana. Lontana, in sostanza, dallo sguardo verso la società e da quello verso l'introspezione individuale. Come ebbe a dire lo stesso Tolkien, il suo lavoro nasceva proprio dalla parola, da quella radicata nella tradizione popolare, per costruire su di essa un mondo. Cito: «Io ho la mentalità dello storico. La terra di mezzo non è un mondo immaginario. Il teatro della mia storia è su questa terra, quella su cui noi ora viviamo. Solo il periodo storico è immaginario. Ci sono tutte le caratteristiche del nostro mondo, almeno per gli abitanti dell'Europa nord-occidentale». Così, naturalmente, sembra familiare, anche se un pochino nobilitato dalla lontananza temporale. Il mio non è un mondo immaginario, ma è un momento storico immaginario su una terra di mezzo, che è la terra su cui noi viviamo. Lettera 183. E nella terra e nella società in cui viviamo è fortemente ancorata la sua opera. Una terra dove la presenza del male, ben conosciuto nelle trincee della Somme, è fortemente radicata. Un male che è pericolo di annientamento dell'individuo depersonalizzato nei gangli dei totalitarismi, ma anche nella fredda e deprimente società industriale. Ma la luce è nella forza interiore dell'essere umano, nel suo vivere valori forti impressi nell'anima dell'uomo, rivolti a una libertà interiore e sociale, che sola si fonda non nell'ideologia, nell'appartenenza ottusa e straniante, ma nell'ideale fatto di radici culturali e di credi spirituali. Per poter raccontare al meglio questo grande personaggio in mostra, l'uomo, il professore, l'autore, non ci si è limitati a delineare la peculiarità di un autore immortale e moderno, che ha lasciato un segno nella letteratura, ma ci si è soffermati sull'uomo visto in tutte le sue sfaccettature. La mostra è il frutto di un lavoro lungo, complesso, difficile, ma allo stesso tempo entusiasmante e necessario per rivelare quanto i suoi romanzi siano fedeli al suo ideale estetico. Uno spazio significativo della mostra è dedicato all'uomo, insieme ai tanti documenti, immagini, testimonianze, proiezioni, film ispirati alla sua narrativa e ricostruzioni virtuali. Si potranno vedere anche prime edizioni dei suoi libri e poi fumetti, serie animate, giochi a lui dedicati. Il pubblico potrà esplorare l'universo unico e spettacolare di un autore che ha plasmato la nostra cultura. In conclusione, ringrazio per la preziosa collaborazione Francesco Giglioli, Emanuele Merlino, Narda Frisoni, Andrea Petrella, Fabio Longo, Marina Giuseppone, Francesca Saccone, Marco Puzzoni e molti altri che, come ricordava il moderatore, come amministrazione hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra che andremo a vedere. Grazie. Grazie, dottor Turetta. E dopo aver accennato, come dire, al come e al perché di questa mostra, è tempo anche di fare qualche accenno al dove. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea è una location congruente con questa mostra sotto più di un aspetto, perché è un grande museo statale e questa è una mostra di caratura nazionale, perché è copre il suo orizzonte espositivo, un orizzonte temporale che si sovrappone anche in buona parte alla vicenda umana di Tolkien, ed è anche perché quello di Tolkien, come qualcuno ha ricordato, era anche un orizzonte
visuale. Tolkien era un illustratore di buon livello e soprattutto le sue visioni hanno dato vita al lavoro di generazioni di pittori, incisori, disegnatori, praticamente un sottogenere a sé stante, l'arte di ispirazione tolkieniana. Per tutti questi motivi credo che sia giusto adesso chiamare ad intervenire con lei, che in questa mostra ci ospiterà quale padrona di casa, la dottoressa Cristiana Collu, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Prego. Grazie, buongiorno e benvenute, benvenuti a tutti. Si è appena conclusa la mostra Picasso Metamorfico, 7.500 visitatori nel fine settimana, oltre 10.000 nei primi 5 giorni di questo mese. Ottimo, numeri di ottimo auspicio per questa mostra di cui parliamo oggi. Picasso Metamorfico celebrava i 70 anni dalla grande e irripetibile mostra che si è celebrata in Galleria Nazionale nel 1953, il cui ricordo si è unito alle celebrazioni e commemorazioni per i 50 anni della morte nel 1973, con mostre, dibattiti, convegni in tutto il mondo. Il 1973 è stato già ricordato, è lo stesso anno in cui è morto Tolkien, di cui in tutto il mondo si stanno celebrando omaggi e commemorazioni. Il passaggio di testimone tra questi due giganti alla Galleria Nazionale tra questi due giganti nati alla fine del XIX secolo e vissuti abbastanza per vedere il mondo trasformarsi prepotentemente è un qualcosa che in fondo poteva avvenire solamente in un museo, con una torsione molto interessante che dice molto di questa istituzione. Il museo è un magnifico e sorprendente dispositivo che non ha ancora finito di esprimere le sue potenzialità e di sorprenderci, dato per spacciato molte volte come i libri stampati, e invece sempre pronto a rimettersi in gioco, a ripensarsi, a combattere gli stereotipi e a impegnarsi a stare sul presente. La meraviglia del museo è la sua capacità di traduzione. Il linguaggio e i codici museografici consentono una narrazione che non ha rivali, che non ha eguali e che mette in campo la complessità. La complessità è l'esperienza su più livelli e su più piani, cosa che sarà possibile in questa mostra che tra meno di una settimana potrete vedere. Se siamo arrivati alla musealizzazione del mondo, una metafora che aiuta a introdurre un'idea più raffinata rispetto a quella di conservazione e tutela tout court, possiamo comprendere che cosa significhi il nostro impegno per preservare le espressioni della nostra cultura e della nostra creatività, renderle fruibili e fare di noi dei subcreatori, come direbbe Tolkien, che hanno a disposizione uno sterminato e straordinario, strepitoso materiale per continuare a inventare e a lasciare in eredità. Noi siamo parte di una natura che non fa solo da sfondo, dovremmo averlo capito finalmente, parte di un unico quasi impensabile organismo, parte di un mistero e di una delle possibili, è solo di una delle infinite possibilità di esistenza suggerite non solamente dall'arte ma anche dalla letteratura in questo caso. E anche dalla scienza, che ha dovuto a sua volta ricorrere alla immaginazione per provare non tanto e non solamente a risolvere un problema, quanto a trovare gli strumenti per pensarlo. Succede poi che anche quando si pensa fuori dagli schemi, lo schema, il rigore e la logica prendono il sopravvento, nel tentativo anche disperato di far combaciare tutti i lembi di una storia che in fondo non può che sfuggirci di mano. La cosa più difficile è il controllo, la sorveglianza meticolosa. Dobbiamo invece accettare di essere profondamente imperfetti, come peraltro tutti gli ambiti della nostra vita dimostrano ampiamente. In tempi come questi, tutti gli artisti compiono miracoli. Cito il titolo strepitoso di un articolo su Tolkien, appunto Vita, morte e miracoli di Tolkien, e io sono certa che ne farà molti anche in Galleria Nazionale. In tempi come questi, in un mondo come questo, Camus direbbe che anche la felicità è inevitabile e Deleuze un po' di speranza, altrimenti soffoco. E io direi che passa anche per un museo. L'arte si tiene sempre al di qua o al di là dell'orrore. E seppure non chieda nulla, credo che non le basti solo essere sterilmente contemplata. Grazie.
Grazie dottoressa per le sue riflessioni. E adesso inoltriamoci un po' nella genesi, nella complessa genesi materiale di questa mostra. Questo vuol dire prestatori, vuol dire opere esposte, vuol dire struttura generale di una rassegna che offre all'occhio del visitatore, che sia un esperto, che sia un neofita, accanto alle chicche, le rarità da collezionista, anche dà conto di come Tolkien sia diventato, come diceva il dottor Turetta prima, un fenomeno non più solo letterario, cross mediale possiamo dire, lasciando tracce seminali nel cinema, nei fumetti, nell'illustrazione, nei giochi e in tanto altro. A farci da guida in questo percorso è un veterano dei grandi eventi espositivi su Piazza Romana e non solo, il dottor Alessandro Nicosia, co-curatore e organizzatore di questa mostra. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Avete citato, hai citato le grandi mostre che sono state realizzate, specie negli ultimi anni, su Tolkien, Oxford, la Biblioteca Nazionale a Parigi, New York e ancora la mostra del 2022 a Milwaukee, fatta ovviamente in uno spazio molto vicino in termini di offerta alla Galleria Nazionale, cioè in un museo di arte moderna. 50 anni della morte, 50 anni della pubblicazione in Italia dell'Hobbit per i tipi di Adelphi, l'idea del ministro di celebrarlo per i 50 anni della sua scomparsa, 1973-2023, credo che sia stata una scelta lungimirante. E devo dire con grande soddisfazione, con grande orgoglio, che abbiamo costruito con mesi di lavoro forse la mostra più importante che sia stata fatta su Tolkien. Qual è la differenza? Le mostre che sono state allestite nel mondo erano quasi tutte delle mostre tematiche, delle mostre forse più tecniche. Qui abbiamo, insieme al curatore, insieme a me, Oronzo Cilli, e ovviamente con il placet del ministro, costruire una mostra che ci raccontasse in maniera, come posso dire, completa la figura di Tolkien, che molti non conoscono perché lo identificano solo ed esclusivamente al Signore degli Anelli. E allora quella prima sezione che citavate prima, l'uomo, è fondamentale per capire dove nasce, quali sono i suoi anni difficili iniziali, tante volte la sua povertà, la guerra, la moglie, i figli, che uno dei quali, Christopher, resterà il suo testimone editoriale dopo la morte. Uno splendido filmato che abbiamo avuto dalla BBC che ci fa vedere Tolkien che si racconta e che introdurrà i visitatori alla mostra. E poi l'accademico, la seconda sezione, che ce lo racconta nei suoi studi profondi di letteratura antica inglese, tutti i suoi insegnamenti nelle varie università inglesi, ma soprattutto a Oxford. E poi la sezione evidentemente centrale, che è quella legata all'autore con le sue grandi opere. Ma quali sono i due elementi che mi permettono di dire, dopo tanti anni di esperienza, che sarà una mostra straordinaria, una mostra spettacolare? La qualità. La qualità nasce da un elenco lunghissimo di prestatori internazionali, tutti hanno partecipato generosamente con prestiti di alta qualità e la quantità anche di quello che esponiamo. Ho letto, ministro, in questi giorni alcuni articoli che parlavano di 150 oggetti manufatti nella mostra. Noi veramente ne presentiamo 1300, che significano tantissimi originali, lettere, documenti di Tolkien e della famiglia, 100 opere artistiche che nascono dagli illustratori più importanti del mondo delle opere di Tolkien.
e ben 900 edizioni che vengono da tutto il mondo, di cui 50 che sono state di proprietà di Tolkien e della famiglia. A questo questa specificità, questa importanza, oltre che dalla qualità dei prestatori, nasce anche da questa quantità che si traduce in una mostra che non è solo documentaria, ma abbiamo voluto fare una mostra spettacolare, per cui tante installazioni che aiuteranno il visitatore a decriptare alcune situazioni delle opere di Tolkien. Abbiamo una bellissima proiezione animata di quelli che sono state le mappe di Tolkien e via. Ma quello che ancora di più mi piace sottolineare è che è una mostra per tutti, come Tolkien è di tutti. Una mostra che non solo tocca gli addetti significano quelli che lo conoscono bene, quelli che lo hanno studiato, ma vuole invece coinvolgere il grande pubblico, vuole coinvolgere i giovani, e per questo ho insistito e sono, come dire, soddisfatto di questa scelta, che dopo le tre sezioni portanti dell'esposizione ce n'è una sull'eredità di Tolkien, quello che Tolkien ha lasciato e quello che il cinema, quello che la pubblicità, quello che è il mondo dei giochi, quello che è il mondo dei fumetti, quello che è il mondo della musica, dove i visitatori potranno sentire le canzoni dedicate a Tolkien, per esempio ce n'è tre straordinarie dei Led Zeppelin, e il film centrale in questa sala che ci ha concesso con grande generosità la Warner, dove gireranno in loop le tre parti del film di Jackson, che come sapete ha portato a casa 17 statuette, 30 nomination, e questo, come posso dire, per farvi capire che questa mostra, prima di essere giudicata, deve essere vista. Sarà una grande sorpresa, una mostra che alterna una parte scientifica importantissima alla luce dei documenti che vi ho detto, ma anche una parte spettacolare, così come merita Tolkien, che, ripeto ancora una volta, è un grande scrittore di tutti. Grazie. Grazie ad Alessandro Nicosia. Abbiamo accennato prima al fatto che questa mostra è anche figlia delle interazioni, dei contatti che si sono create con prestigiose istituzioni culturali internazionali. In qualche caso, in molti casi, hanno aperto il loro scrigno di tesori tolkieniani concedendoli in prestito per questa mostra. In qualche caso però si è andate anche oltre questo. È il caso dell'Università di Oxford, istituzione culturale millenaria che non credo abbia bisogno di grandi presentazioni, non solo perché è la più antica università del mondo anglosassone, ma anche perché è l'università, come forse saprete, dove Tolkien studiò, dove si laureò e dove per oltre un trentennio insegnò, seminando, rimanendo una memoria cara per generazioni di studenti, al punto tale che oggi noi usiamo il nome Tolkien e il professore di Oxford quasi come sinonimi. E proprio un altro professore di Oxford, questa volta italianissimo, anzi possiamo dire quasi un ambasciatore culturale dell'Italia oltremanica, è stato, come dire, il mediatore, l'interfaccia vivente di questa preziosissima collaborazione. Parlo dell'amico Giuseppe Pezzini, docente di lingua e letteratura latina al Corpus Christi College di Oxford, nonché attivamente impegnato sul fronte di quei Tolkien Studies, che, come sono certo ci spiegherà ora, sono ormai un canone, hanno ormai una precisa statura accademica nel mondo anglosassone. Prego Beppe. Grazie Adriano per l'introduzione, ringrazio tutti per essere qui oggi. Io sono molto contento di presentare questo progetto e sento anche un po' la responsabilità di condividere quella che è la mia esperienza professionale brevemente. Un'esperienza professionale che non sarebbe stata possibile senza la fantastica, la ottima formazione che ho avuto qua in Italia, al liceo classico e poi alla scuola normale a Pisa. Secondo me non ci rendiamo ancora conto di quanta l'educazione italiana sia un'eccellenza al mondo,
ma al contempo la mia esperienza professionale, secondo me, non è ancora molto diffusa in Italia e direi anche non troppo compresa. Io ho detto che ho studiato in Italia, ma sono ormai 20 anni che lavoro in Inghilterra, a Oxford e poi in Scozia. Sono un classicista di formazione, ma un latinista di professione, più specialmente, ma direi anche che sono un Tolkien scholar, cioè sono uno studioso che da anni si è specializzato in quelli che, come diceva adesso Adriano, si definiscono Tolkien studies, in analogia ai Dante studies e nei Shakespeare studies. E già questa associazione dovrebbe far capire che nel mondo anglosassone Tolkien è ormai da anni diventato un classico, è entrato in quello che è il canone letterario e si è liberato finalmente dell'etichetta di uno scrittore di genere. Non è, io dico una cosa un po' forse strana, ma io non penso che Tolkien sia uno scrittore di fantasy. E si è anche un po' liberato da quella ricezione pop che è sicuramente importante, ma ha dato anche un pochino di problemi. Proprio per questa identità canonica, direi, di Tolkien, Tolkien è diventato oggetto di ricerca e di insegnamento nel mondo accademico. Vi posso dire che negli ultimi 10 anni solamente sono stati pubblicati più di 300 libri dedicati a Tolkien, alcuni usciti con case editrici importanti come Oxford o Cambridge University Press, ma ce ne sono molti altri. A questi si aggiungono più di 1500, se non addirittura di più, negli ultimi anni, articoli usciti in riviste specializzate su Tolkien. Oltre alla ricerca, Tolkien è oggetto di insegnamento. Parlando della mia esperienza più diretta a Oxford, Tolkien è ormai entrato nell'orbita dell'insegnamento. Io stesso seguo nel lavoro alcuni studenti di dottorato che lavorano su Tolkien. E come già abbiamo sentito prima, si capisce come mai a Oxford in particolare, dato che noi abbiamo nella Bodleian Library di Oxford un archivio enorme di illustrazioni, di manoscritti, di lettere appartenenti a Tolkien, alcune delle quali verranno poi esposte in questa mostra. A Oxford inoltre io faccio parte di un centro di ricerca dedicato a Tolkien, a cui partecipano più di 20 docenti da tante facoltà dell'università, è un progetto interdisciplinare, ovviamente ci sono tanti docenti dalla facoltà di inglese, di letteratura inglese, ma ci sono anche altri come me dalla facoltà di classics, di filosofia, di storia e anche uno da geologia, interessante. Quest'anno ovviamente è stato per noi un anno molto importante e abbiamo organizzato molte iniziative per commemorare questo importante anniversario che secondo me segna un po' un punto di svolta nella della ricezione di Tolkien nel mondo accademico. Vi cito solo due iniziative, tra le più importanti, un ciclo di conferenze che stiamo facendo esattamente durante questo trimestre, la prossima sarà questo pomeriggio, mi dispiace perderla ma ovviamente sono contento di essere qui. E l'altra è una conferenza che abbiamo organizzato a inizio settembre, in cui c'erano studiosi provenienti da tutte le parti del mondo e con approcci molto diversi. Direi che la diversità è un tratto distintivo della ricezione di Tolkien, nel senso che, come tutti i grandi classici, Tolkien ha attratto l'interesse e direi anche l'amore di persone provenienti da culture molto diverse, di età diverse, di sensibilità diversa, di lingua diversa. L'ampiezza e la profondità, la ricchezza sono le qualità della ricezione tolkieniana nei suoi primi 50 anni ed è per questo che secondo me l'unico approccio vero, legittimo a Tolkien è un approccio direi plurale, laico, scientifico, universitario appunto. Come tutti i grandi autori, Tolkien non appartiene a nessuno perché appartiene a tutti e questa è la grande ricchezza dei classici ed è una ricchezza secondo me molto importante in un mondo come il nostro così diviso. Io ho seguito il progetto della mostra fin dall'inizio e posso assicurare che questo spirito scientifico ha animato il lavoro dei curatori fin dall'inizio e posso dire è per questo motivo che mi sono coinvolto nella mia persona e nella mia istituzione e con questo approccio scientifico che abbiamo lavorato in particolare insieme ad Oronzo e a tante altre persone che hanno accettato di fare un cammino comune. Come nel Signore degli Anelli c'è una compagnia di persone molto diverse che decide di camminare insieme. E tutto quanto è stato fatto poi sotto l'egida del Ministero della Cultura, che è stata un'egida istituzionale innanzitutto. Vedrete la prossima settimana, come accennava Nicosia, che è ovviamente una mostra che ha un approccio divulgativo, ma direi che a fondamento, al fondo, c'è invece un approccio
direi pure filologico. Filologico nel senso libero da qualunque tipo di lettura o condizionamento politico, culturale o religioso. I classi non si leggono così. Vorrei dire in conclusione che questa mostra dunque per noi è il punto di arrivo di un percorso che ci ha accompagnato durante questo 2023. È un percorso fatto di tanti eventi in cui ci siamo coinvolti, non solo in Inghilterra ma anche in Italia. Ne cito solo due. Uno è un progetto per una borsa di dottorato istituito dalla Regione Piemonte. L'altro invece è una conferenza che abbiamo organizzato a Book City a Milano insieme ad Oronzo, il ministro, e tanti docenti provenienti da tante università italiane, tra cui studiosi del calibro di Piero Boitani, che probabilmente è il più importante critico letterario che abbiamo al mondo. Studiare Tolkien seriamente, accademicamente, come si studia Shakespeare, Dante o Virgilio, direi che non è solo possibile, ma un dovere, soprattutto in questo momento. Ed infatti ormai sta diventando ormai una pratica diffusa in tutto il mondo e piano piano anche in Italia, anche grazie al contributo di tanti studiosi, tanti pionieri provenienti, e questa secondo me è una ricchezza, da tutte le tradizioni culturali che animano questo paese. Sono convinto che questa mostra, che aprirà la prossima settimana, darà un altro importante contributo in questa direzione. Grazie Giuseppe Pezzini, soprattutto per averci ricordato, al di là di ogni possibile lettura frettolosa, quello è lo spirito genuino di questa esposizione. Adesso ci avviamo a esplorare, come dire, il cuore pulsante della grande vetrina tolkieniana che abbiamo annunciato. Ne abbiamo indagato in anteprima un po' l'identikit, i contenuti, adesso ne scrutiamo l'anima, cioè quello che vuole esprimere, a chi si vuole rivolgere. Ci guida, e non può essere altrimenti in questa tappa di questo ragionamento comune, un amico ultraventennale che di Tolkien è da tempo collezionista inesausto, sempre a caccia di rarità, ma anche studioso appassionato e rigoroso. È un piacere per me dare la parola a Oronzo Cilli, curatore della mostra Tolkien, uomo, professore, autore. Prego. Grazie Adriano e grazie a tutti voi. È motivo di grande piacere per me essere qui a presentare questa mostra, perché credo, anzi ne sono sicuro, ne abbiamo parlato sin dall'inizio, è sicuramente la più importante, la più imponente, la più corretta, la più filologica delle mostre che sono state organizzate in Italia in tutti questi anni. Forse è la più grande in assoluto. Prima di iniziare io vorrei ringraziare i presenti, chi ha collaborato con noi al progetto della mostra, ma soprattutto vorrei ringraziare il signor ministro Gennaro San Giuliano, che ci ha permesso di fare questo lungo viaggio e celebrare Tolkien, chiedendoci di mantenere sempre il massimo rispetto per l'opera e per la memoria di questo autore, perché la mostra è centrata sull'uomo, lo vedremo, ve lo racconterò tra un po', l'uomo in tutte le sue sfaccettature. Questa mostra segue idealmente altre mostre ufficiali organizzate nell'ultimo quinquennio nel mondo, l'ha accennato Adriano, Oxford, Parigi, Stati Uniti, mostre che hanno celebrato alcuni aspetti dell'opera di Tolkien, chi la parte dei manoscritti, chi la parte di alcune opere maggiori, lo Hobbit o il Signore degli Anelli. Consentitemi però, prima di iniziare, di parlarvi della mostra, vorrei davvero fare un sincero ringraziamento nella persona di Catherine Blackburn alla Tolkien Estate, che dopo aver visionato il nostro materiale, dopo aver visto la costruzione della mostra, ha voluto concederci l'utilizzo del nome Tolkien. Ed è importante questo passaggio. Per chi non lo sapesse, la Tolkien Estate rappresenta la famiglia Tolkien e qualunque attività utilizzi il nome, l'immagine o l'opera di Tolkien, ecco, la famiglia ne detiene i diritti, ovviamente, ma non solo diritti economici, ma anche e soprattutto morali. Io sono contento e ringrazio Catherine Blackburn e la Tolkien Estate di averci dato la possibilità di organizzare questa grande mostra in Italia. La mostra è concepita per raccontare e celebrare l'autore ed è una celebrazione a tutto tondo,
il titolo è un po' il filo della mostra: l'uomo, il professore, l'autore. Vogliamo raccontare Tolkien facendolo conoscere ai nostri appassionati italiani e non solo, perché sono convinto che la mostra sarà visitata anche da moltissimi che a Roma saranno per vacanza o verranno per visionare questa mostra. Racconta un po' il percorso dell'uomo Tolkien, l'abbiamo detto, la famiglia, il padre, la madre, i figli, gli anni giovanili alla King Edward School, il percorso che ha fatto, soprattutto anche il momento prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, che ha segnato tantissimo Tolkien. Quando leggete Il Signore degli Anelli, quasi tutte le scene di guerra nel Signore degli Anelli sono della Prima Guerra Mondiale, guerra da trincea, guerra che Tolkien aveva fatto nel 1916 sulla Somme. Racconteremo anche l'aspetto dei suoi amici più cari, un ricordo e un segno che porterà per tutta la vita. Uno dei suoi figli si chiamerà Christopher in onore di un suo amico, Christopher Weisman, e quindi la morte di due carissimi amici, Geoffrey Beige Smith e Robert Gilson, che ha segnato molto sia la vita di Tolkien ma anche la sua produzione. Tolkien come poeta, come scrittore, nasce in quel periodo. La prima pietra del suo legendarium, come lo chiamava, nasce nel 1917. Mentre c'è la guerra, lui dalla guerra tira fuori qualcos'altro. Immagina un mondo secondario, non crea, perché Tolkien ci teneva molto a sottolineare che lui era un subcreatore, non un creatore. Creava per mandato di qualcun altro. Quindi l'uomo. Poi accanto all'uomo passeremo a raccontare un aspetto fondamentale di Tolkien, che è l'accademico, il professore. Perché nella sua vita, soprattutto anche di autore, c'è una bellissima lettera dove Tolkien a un certo punto dice: la cosa che un po' mi lascia un po' perplesso è che mi ricorderanno più per i miei libri sulla Terra di Mezzo che per il mio lavoro accademico. Purtroppo è così, perché è conosciuto per quello Tolkien, ma faremo capire come la vita dell'accademico, la sua produzione, che non fu vasta, è una delle accuse che le muoveva il mondo di Oxford, è di aver dedicato troppo tempo agli Hobbit e poco tempo all'attività accademica. Però quel poco lavoro, quel lavoro che ha fatto sul Sir Gawain, sul Beowulf, sono fondamentali sia per gli studi ancora oggi di anglosassone e di medio inglese, ma soprattutto sono le basi che ritroviamo nelle sue opere. Molti sono i parallelismi tra il suo mondo accademico e l'essere autore. Tolkien parte dalla creazione di una lingua, poi alla lingua decide il popolo che deve parlarla, il luogo dove farli vivere, i protagonisti, ma lui parte dalla lingua e la costruzione delle lingue, le lingue elfiche, ma non solo. Faremo vedere come Tolkien ha costruito tantissime lingue diverse, parte dalla stessa costruzione che del suo lavoro di filologo, della sua attività. Quindi mostreremo la produzione accademica, mostreremo il mondo che circondava Tolkien. Collingwood e ad esempio John Alexander Smith, che sono anche degli anelli di connessione, lo faremo vedere con Benedetto Croce, faremo vedere il suo mondo che ho fatto universitario con molti amici italiani: Lorenzo Migno Paluello, Alessandro Passerini Dentrev, Tommaso Gallarotti Scotti, Camillo Talbot Alessandro, tanti amici italiani che insegnavano lì. E insieme al lavoro accademico passeremo all'autore, racconteremo un po' quello che ha creato, che ha subcreato. E lo diceva Alessandro Nicolisia, che ringrazio ancora, presenteremo questa grande immagine di edizioni che provengono da tutto il mondo. Tolkien è stato tradotto in 70 lingue e pubblicato in 52 paesi diversi. Non solo le lingue che conosciamo tutti, conosciamo come paesi, ma anche è stato tradotto in lingue un po' curiose per noi: il cornico, l'hawaiano, il latino, il gaelico e poi i vari bretone, galiziano. Ci sono edizioni dall'Armenia, dal Giappone, dal Brasile, da ogni parte del mondo. Sarà, ecco, far capire che cosa ha creato Tolkien e come ha unito il mondo. Poi avremo tutta una parte che è dedicata ovviamente all'arte, 100 opere,
di artisti, grandissimi artisti, Alan Lee, Roger Garland, che molti, Ted Nasmith, molti di noi conoscono. E a parte questo ci sarà poi una sezione ovviamente legata al nostro paese, perché Tolkien con l'Italia ha avuto un rapporto molto forte sin dall'inizio, sin dal primo approccio. Uno dei primi approcci è stato durante la prima guerra mondiale, dove ha incominciato a imparare anche l'italiano. Non lo conosceva bene, non aveva una padronanza della lingua italiana, ma da linguista, da filologo ovviamente aveva imparato lo spagnolo, perché il suo tutor era spagnolo, e conosceva l'italiano. Racconteremo il rapporto con l'Italia, lo racconteremo attraverso alcuni aspetti. Il viaggio, Tolkien è stato in vacanza in Italia due volte, ma la parte più importante è il 55, a Venezia, Assisi. Racconteremo quel viaggio, avremo alcune fotografie di quel viaggio, di Tolkien e di sua figlia Priscilla. Racconteremo la Oxford Dante Society, 10 anni di dantismo, un dantista ha scritto anche un componimento inedito ancora, la Lusinga in Dante, e poi racconteremo il rapporto che i figli avevano con l'Italia. I figli parlavano tutti italiano, Christopher parlava italiano, Priscilla parlava italiano, conosceva l'italiano avendolo imparato dai libretti d'opera, perché amava l'opera. E John, racconteremo anche John, suo figlio, che a Roma ha fatto il seminario per poi diventare sacerdote al Venerabile Collegio. Prima di arrivare alla conclusione, si è fatto cenno ai prestatori, enti privati, collezionisti privati, ma anche e soprattutto tanti enti istituzionali da Italia, Inghilterra, Belgio e Svizzera. Ve li elenco, ve li dico per farvi capire un po' la forza di questa mostra. L'Archivio Apostolico Vaticano, il Venerabile Collegio di Roma, l'Oratorio di San Filippo Neri di Birmingham, dove Tolkien è cresciuto. Per la prima volta avremo materiale che verrà fuori dall'oratorio, mai esposto, mai uscito da Birmingham, e lo esporremo noi in Italia. La Tolkien Society, di cui mi onoro essere membro, che è la società tolkieniana, la più importante, inglese. L'Università di Reading, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, la Biblioteca Civica di Biella, gli editori Astrolabio e Bompiani, il Gresinger Museum, che è il più grande museo di Tolkien privato in Svizzera, poi la Dama Collection per la parte dell'arte, 100 opere, ovviamente poi Warner Bros. Italia, che ci ha dato la possibilità di utilizzare anche la parte cinematografica, perché poi, come ha spiegato bene Nicosia, abbiamo anche una parte dell'eredità, perché Tolkien è stato forse uno dei pochi autori che è riuscito a entrare in tutte le forme d'arte, in tutti i settori: i fumetti, la pittura, il gioco, l'architettura, ovunque ci sono riferimenti tolkieniani. Noi cercheremo, ecco, di raccontarli in questo viaggio che ci auguriamo, siamo sicuri, possa interessare il grande appassionato di Tolkien, chi non conosce Tolkien ma ne ha sentito sempre parlare e vuole conoscerlo, chi sa qualcosa e ne vuol sapere di più, una lettura a più livelli. Tutti avranno la possibilità di farlo. Questo lo faremo in un grande museo, in un importantissimo museo, e rinnovo il ringraziamento al nostro ministro, che ha voluto che questa mostra fosse patrimonio di tutti e che tutti potessero trovare qualcosa, perché la grandezza di quest'autore è in ciò che è stato capace di creare, in quello che ha saputo dire. Ognuno ci trova qualcosa, è la potenza dei classici, è la grandezza dei grandi intellettuali, quella di poter trovare all'interno del libro ognuno una risposta o un qualcosa a cui porsi una domanda, e questa è la grandezza dell'opera di Tolkien. Chiudo perché personalmente, dopo, io ho iniziato nel 96 a appassionarmi di Tolkien, sono 27 anni, a parte i riconoscimenti, i libri, i riconoscimenti internazionali su Tolkien, la più grande soddisfazione che mi ha dato questo amore per questo autore, che come molti di voi, chi ama Tolkien lo sente un po' di famiglia, in qualche modo, un lontano zio, un parente, è stato quello di avere per molti anni, oltre 15 anni, una lunga corrispondenza con sua figlia, con Priscilla.
li ho conosciuto, ho avuto appunto uno scambio epistolare su tante cose, mi ha raccontato tante cose del padre e tante cose ha saputo trasmettermi, anche donarmi. E chiudo con un riferimento in una lettera che lei aveva scritto per i 50 anni della pubblicazione del Signore degli Anelli. E lei scrisse nel 2004: come figlia posso solo ripetere il commento attonito di mio padre davanti al suo successo ottenuto in vita e la sua gratitudine per aver toccato la vita di così tante persone con la forza della sola scrittura. Tanta gratitudine da parte sua può essere notata nelle parole di Nigol, in Foglia di Nigol, che è un saggio breve di Tolkien, molto bello, forse è l'unico autobiografico di Tolkien. Quando contempla il suo dipinto, ormai completo, è divenuto parte del suo paesaggio e lui esclama: è un dono. Sono certo che la mostra Tolkien, uomo, professore, autore, si rivelerà anch'essa un dono per chi ama questo grande autore che ha toccato la vita di così tante persone con la forza della sua scrittura. Grazie. Grazie Oronzo Cilli per le tue parole appassionate. Chiudiamo il cerchio tornando all'inizio del percorso. Col ministro San Giuliano, con la sua idea, la sua forte determinazione, si è inaugurata, si è tradotta in realtà l'impresa inedita che ci vede qui oggi. Con le parole del ministro San Giuliano ci avviamo a concludere questo incontro, poi lasciando eventualmente spazio per le domande dei colleghi. È superfluo ricordare che, insomma, se in tanti saremo alla NIAM in viaggio con Tolkien, in viaggio attraverso Tolkien, lo si deve anzitutto a lui, alla sua imprescindibile iniziativa. Dunque più che mai opportuno che ascoltare per concludere dalla sua viva voce perché ha voluto credere sin dall'inizio in questo progetto, come se lo ha immaginato e a chi vuole dedicarlo. Prego, signor Ministro. Eccoci. Buongiorno. Beh, innanzitutto fatemi ringraziare questa straordinaria squadra che ha lavorato intensamente, ci siamo visti anche alcune volte per scambiare idee, progetti a questa mostra che loro hanno fatto però in piena libertà ed autonomia. Io sono intervenuto una sola volta quando, visto i miei ottimi rapporti con la famiglia di Benedetto Croce, ho chiesto alla famiglia Croce il prestito di un libro. Quindi ringrazio il professor Pezzini, il mio amico Oronzo Cilli, il professor Nicosia, il segretario generale Mario Turetta, la direttrice della galleria e Adriano Montibuzzetti, che non è nella veste di soltanto di moderatore ma anche di tolkieniano. È stato un fantastico lavoro di squadra, a questa squadra si sono aggiunte altre persone: Emanuele Merlino, il consigliere diplomatico contestabile, il sottosegretario Mazzi, il capo di gabinetto, insomma tutti quanti hanno dato un concorso alla realizzazione di questa mostra. Io non ripeterò le cose che sono state dette, non ripeterò, anche se un pochino lo voglio ribadire, l'importanza di Tolkien nella letteratura mondiale e il grande seguito che questo personaggio ha in tutto il mondo. Basti ricordare le grandi citazioni che trova in altri autori, in altri protagonisti della cultura mondiale. Ricordava prima Nicosia le canzoni dei Led Zeppelin che fanno riferimento a Tolkien. Quindi non starò qui a rifare, poi se qualcuno si vorrà leggere la mia introduzione al catalogo, non sto qui a rifare la storia e il peso di Tolkien nella letteratura mondiale. Proverò a spiegare perché questa mostra. Innanzitutto io la rivendico pienamente. Non è un incidente la mostra su Tolkien, è un atto deliberato ed un atto voluto. Come certamente è un atto deliberato e un atto voluto la mostra su Calvino che abbiamo inaugurato alle Scuderie del Quirinale, come è un atto voluto far ripubblicare le opere del professor Vincenzo Arangio Ruiz, grande romanista, come un atto voluto e determinato far ripubblicare le opere di Costantino Mortati o le opere di Giovanni Gentile che la Treccani si appresta a ripubblicare. Perché Tolkien? Beh, il discorso richiederebbe tantissimo, tantissimo tempo. Io so che poi qualcuno si sta esercitando in dietrologie
su questa mostra, non c'è nessuna dietrologia su questa mostra. Voglio raccontare un episodio così vi faccio sorridere un po'. Ho avuto il piacere di inaugurare la mostra L'istante e l'eternità, le terme di Diocleziano, voluta dal direttore generale dei musei Osanna. Ovviamente questa mostra, si era cominciati a lavorare a questa mostra 4 anni fa, cioè le prime riunioni, le prime lettere, i primi messaggi, l'impianto, diciamo, strutturale della mostra era stato pensato 4 anni fa ed era andata avanti. Io mi sono limitato soltanto ad inaugurarla e ad ammirarla come, diciamo, consumatore di cultura, come persona appassionata di cultura. Ho visto una bellissima mostra sul mondo greco-romano, L'istante e l'eternità. Ebbene, un quotidiano con un giornalista che è anche qui presente in sala ha avuto l'ardire di scrivere la mostra fascista del ministro San Giuliano. Ma se il ministro San Giuliano è arrivato quando era tutto in fase conclusiva, ma siamo seri, la mostra è stata pensata 4 anni fa, avrei voluto essere io il protagonista, diciamo, e come dire, il motore di questa mostra, ma non lo sono stato semplicemente per un fatto di natura temporale. Quindi lasciamo fuori le interpretazioni. Questo è un atto di cultura nei confronti di un grande scrittore. Negli anni a venire ci occuperemo di altri grandi scrittori, di altri grandi protagonisti della cultura, con grande apertura, per esempio a me piacerebbe dedicare anche una grande mostra ad Antonio Gramsci, probabilmente lo faremo, ma è evidente che nella figura di Tolkien ci sono dei tratti che ci sono particolarmente cari e che rivendichiamo immensamente. Beh, i valori della comunità, il valore dell'amicizia. Qui ci sono tanti amici in questa sala per i quali ho un sentimento di affetto e di amicizia. I valori della solidarietà e soprattutto il valore dell'umano, la centralità della persona, delle donne e degli uomini che devono rimanere centrali nella costruzione universale e non devono degradare a consumatori. Vedete, io spesso richiamo lo scontro che è in atto in una società globalizzata tra chi come me, come noi, si attacca ad una concezione del cives, del cittadino destinatario di diritti e di doveri, e chi vorrebbe degradare l'individuo a mero codice a barre, cioè a mero consumatore che consuma e che deve rimanere passivo rispetto al mondo. Ecco, Tolkien, fatemelo dire, non lo dico io, lo hanno detto molti critici, che è un autentico e sincero conservatore, è un conservatore acuto, con un grande spirito critico. Tolkien fu un fervente antifascista, ma anche un fervente anticomunista, perché spesso ci si dimentica anche di essere anticomunisti. Fu un liberale, nel vero senso della parola. Probabilmente, Oronzo mi potrà confortare, votò per il Partito Conservatore nel suo paese di origine. Questo non lo sappiamo, non lo possiamo dire. Però lui vuole conservare dei valori, che sono i valori dell'umano. Vi leggo solo una cosa tratta dal mio intervento sul catalogo. Le pagine tolkieniane parlano anche di scelta e responsabilità, di amicizia e di amore, dell'auctoritas giusta. Aragorn, in contrapposizione alla sfrenata volontà di potenza dell'oscuro signore, contro il quale l'altruismo e lo spirito di sacrificio del piccolo, fragile, indifeso antieroe Frodo Baggins portano a conti fatti più di interi eserciti e convenzionali paladini delle scintillanti armature. A ben vedere è proprio a questa prospettiva a rendere il Signore degli Anelli, come affermava lo stesso Tolkien, un'opera religiosa e profondamente cattolica, sia pure ambientata in un universo avulso dalla rivelazione cristiana, anzi a ben vedere con molte contaminazioni pagane, e che l'autore ribadiva tetragono a valenze allegoriche, morali, religiose e politiche. Ecco, questo è soprattutto Tolkien e questo è il motivo per cui penso che sia opportuno aprire una riflessione, che sia una riflessione anche critica laddove serve, ma sia una riflessione sana sul mondo che Tolkien ci dice di voler conservare. C'è un personaggio nell'immaginario tolkieniano, è Tom Bombadil, che è colui il quale dialoga con la natura, sa afferrare il senso della natura. È un personaggio molto interessante nel paesaggio nel mondo di Tolkien, tra l'altro è colui il quale salva Frodo e i suoi amici. E quindi, ecco, questa è la scelta di una
di una mostra su Tolkien, una scelta su un grande scrittore, protagonista della letteratura mondiale, e lo abbiamo detto, ma anche una scelta di sottolineatura dei valori di comunità, dei valori di solidarietà, dei valori di amicizia e dei valori di chi crede nell'umano, di chi crede nella persona, nell'individuo, nella tutela di difendere l'individuo. Vi lascio con questa frase: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo. Il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo la terra sana e pulita da coltivare. Gandalf, il Signore degli Anelli. Grazie. Grazie al Ministro San Giuliano. Non so se c'è qualche domanda, abbiamo forse qualche minuto ancora di tempo. Prego. Ah, sta arrivando il microfono forse. Eccolo. Buonasera, buongiorno, Hanna Roberts, corrispondente per Politico. Presidente Meloni ha detto più volte che Tolkien è uno dei suoi autori preferiti. Quanto è stato voluto dal Presidente Meloni questa mostra? Non comprendo la domanda perché non la sento. Deve un po' scandire meglio le parole e i concetti. Sì, Presidente Meloni ha detto più volte che Tolkien è uno dei suoi autori preferiti. Quanto è stato voluto dal Presidente Meloni questa mostra? Ma guardi, io non gliel'ho detto neanche al Presidente Meloni, gliel'ho detto dopo che stavamo facendo la mostra su Tolkien. Penso che al Presidente Meloni piaccia l'autore Tolkien, il letterato, l'accademico, il linguista, il narratore, come piace a milioni di persone. Non c'è stata nessuna dinamica di determinazione. Il Presidente Meloni verrà probabilmente a vedere la mossa, io di questo ne sono onorato, ne siamo tutti quanti onorati, ma non è una scelta che viene dalla Presidenza del Consiglio. Tra l'altro altre cose molto importanti di cui occuparsi. C'è qualcun altro? Possiamo terminare qui allora? Bene. Grazie a tutti, grazie a tutti per la vostra attenzione. Arrivederci. Thank you.